L'imprenditoria italiana nel lutto. Mercoledì. L'imprenditore Giovanni Roncato, fondatore della valigeria Roncato, è scomparso all'età di 81 anni. I quattro bambini, Alessandra, Cristiano, Andrea e Enrico, hanno annunciato la morte di Giovanni Roncato mercoledì mattina è all'ospedale Campo San Piero, nella provincia di Padova. L'imprenditore italiano Giovanni Roncato. L'annuncio è stato fatto dalla famiglia, in particolare dai quattro bambini. Roncato ha fondato una delle aziende più famose campo della produzione di valigie nel mondo, il Roncato Valigeria Spa. La società è diventata uno dei leader mondiali sotto la sua gestione, in particolare segmento di 24 ore. Fonte fotografica tutto città Campo San Piero. Il comune nella provincia di Padova, vicino a dove Roncato aveva fondato la sua compagnia e dove è l'imprenditore. Le innovazioni della valigia di Roncato. Giovanni Roncato è nato a Campodarsego, sempre nella provincia di Padova, il 16 marzo 1942, figlio di un artigiano che ha prodotto le sue valigie. Nel 1973 porterà l'attività ereditata da suo padre a livello imprenditoriale. Negli anni seguenti Roncato si fece il portatore di diverse innovazioni, divenne un leader nella produzione di 24 ore, all'epoca molto richiesta, e introdusse la catena montaggio nella sua pianta in prima volta nel settore europeo. Oggi la fattura della compagnia 45 milioni di euro ogni anno ed è passata nelle mani dei figli di Giovanni Roncato, che dopo suo nonno e suo padre rappresentano la terza generazione per far fronte all'attività. Il ricordo dei quattro bambini. I quattro figli, Alessandra, Cristiano, Andrea e Enrico, continuavano a ricordare il padre in un messaggio diffuso alla stampa: nostro padre era un uomo instancabile, entusiasta della vita, del cuore ottimista e del buon creare. Abbiamo fatto tutto nelle nostre possibilità per poterlo portare a casa ed essere in grado di dargli una possibilità. È circondato dal nostro affetto e vicino alla terra dove è nato e chi ha amato, hanno commentato gli ultimi giorni di suo padre. Hanno quindi concluso contattando i medici e ringraziamo l'intera squadra dell'intensa dell'ospedale Campo San Piero, il dott. Astrid Behr, per l'accoglienza, disponibilità, la professionalità e tempestività nonostante le condizioni critiche in cui nostro padre ha raggiunto l'ospedale.